di nuovo. L'amore è un sentimento profondo che stravolge la sua vita. Il suo animo rivela sì, l'umanità e realtà. Ascoltiamo ora le poesie di Lorenzo Lanzoni, Terra Rossa Mastri. Sono un po' più piccolo degli altri. È un piacere essere qui, per ringrazio, che mi date la possibilità di ascoltare. Avrei voluto parlarvi del mio libro Il Sovrano Potere, un libro che si può leggere in tre modi, dall'alto verso il basso, che è poesia in prosa, si può leggere solo la poesia in orizzontale, o in corsivo, la prosa diventa un messaggio. Un'innovazione che ho voluto portare. Ma di questo parleremo un'altra volta. Oggi, venendo qua, ho visto scritto qui sulla porta Dante ai Dio. Stiamo scherzando, Dante, Dante. Ha qualcosa da dirci per le donne, per aiutarli nel loro dolore, nella loro sofferenza, che abbiamo visto che sono esperti. Cioè, sono più forti degli uomini. E se volete una prova, provate a far partorire un uomo. Vuol dire che veramente sono forti. E guardate, già a quel tempo, Dante cosa disse? Sono parole che ormai non è vita. Ma la vorrei dedicare questi 21 versetti del canto 33esimo del Paradiso di Dante. E è dedicata alla Madonna, ma se andate su il dizionario, cercate Madonna, troverete mia donna, cioè ma abbreviato, togliendo la I, donna. Quindi è dedicata ad ogni donna che si comporta come questa che viene vista da Dante. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta qui. Fermi, Cristo, fermi, Cristo. Tu sei colei che l'umana natura non mi tasti, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sopra. Perché tu si piacere l'amore. Però ti caldo nell'eterna pace, così è rinato questo giorno. Quindi sei noi, meridiana pace di carità, e giuso intramortali, sei di speranza affrontare il vaccino. Donna, sei tanto grande e tanto vago, che qual vuol grazia e a te non importa, sua disianza vuol marcializzare. La tua benignità non fu soccorrere di manca, ma molte fiate liberamente di manca in te misericordia, in te pietà, in te magnificenza, in te salutà, quantunque in creatura e di bontà. Questa è la verità. A voi perché state facendo un grande lavoro su tutto il genere umano. La maggioranza sono donne nel mondo italiano. E hanno marito, hanno figli, hanno casa, hanno tante cose. Eppure, una cosa per volta, mai riescono a farle tutte qua. Questa è una vera e propria lode. Abbiamo parlato di questo mare. Ora sì, una cosa disastrosa. Cioè per una donna un problema nuovo, non lo so, ma per una cosa deve essere. Se mi dicessero, dai subito da tagliare, io comincerei, io mi dico, no, poverino, è troppo piccolo. La novella, dove vedo la novella? Se uno mi fa tagliare, l'indice, e se uno mi chiede dove andare, il pollice, e come ti roscio poi? Non ne troverei uno da sacrificare, perché? Perché è una cosa che ci teniamo, perché è la completezza delle cose. Ma voi che ci tiene così tanto al fisico, essere deturpato, o addirittura ne viene asportato in sé. Deve essere una cosa disastrosa, va seguita, va curata, va amata più del solito.
sul piatto della bilancia ha un peso, dobbiamo controbilanciare dall'altra parte, se no la facciamo contare. Il mondo è ringraziato quello che sta facendo, il personale ospedaliero, i medici, gli infermieri, tutti quanti che veramente anche in questo periodo di forte si sono dati veramente da fare. Dobbiamo ringraziare di grazia che ci sono. Se possiamo migliorare, il mio discorso non è dato a offendere, ma a migliorare, a cercare di alleviare, e allora dobbiamo cercare di fare. Vedete, questo mondo sembra che tutto vada a lui. Io ho scritto una poesia, sconfitto. Dice, ma è fatta negativa. Adesso io ve lo dico. Poi voi vedete una parte che rispecchia quello che è, ma un'altra parte che vi immerge in una grande positività. Cioè, nonostante una cosa non vada, attenzione, non fate lo scorrettore. Sentite la sconfitta. Nel libro del futuro, visto una persona, lacrime su si vuole, troppe persone vuole. Il mondo sta passando il tutto del ritorno, viaggiando per il vestito, diciamo per il giorno, spoglia, rovina e offende la terra sotto ghiaccio, punti le armi di luce, sforano in una strada, non ha via le poste, vede la loro cultura, si manda ai campi di genitività cultura, l'oro, il denaro, i beni, sembra un farlo contento, ma quando guarda il dietro, e non può fare più togliere. La morte sta chiedendo, fa poco il primo libro. Era che gli stupri non c'è di morte. Governi senza pietà scoraggiano la giustizia e sugli altari tutti si prega l'umanità. Le banche finanziarie detengono il potere, innalzano i diritti, i miseri e le fede. Si vede la violenza crescere nella vita, che sta con i bambini, agire con pazienza. Nel mondo rovinato di più. Non agiscono, non fanno cosa seria, ma in mezzo a ciò scoprire, vedo di dirigere voi, gente che ancora vuol bene per il prossimo sostegno, sia ringraziato il cuore che agisce nell'amore, sembrano tanti malvagi perché fa più rumore, ma folle sono i cuori in cui dimora l'amore. Quindi non facciamoci scoraggiare da questa veduta pessimistica che il mondo ci dà. Facciamo tutto ciò che è possibile per mostrare amore al prossimo, in particolare ai sofferenti, a coloro che stanno male. Prima ho sentito parlare di una giovane poetessa che parlava di lacrime silenziose. Ho un'esperienza io delle lacrime silenziose. Alcuni anni fa, prima che mi ammalassi, poi ho dovuto smettere, facevo parte di un comitato sanitario che aiutava le persone che non avevano magari parenti vicini ed erano lontani ad assistere in giorni e notte particolari, in parte terminali dei giorni. Ora arrivo a fare visita, un paio di giorni va una signora anziana, 60 anni, carcinoma, la dimostra. Uno dei mali tuberosi sospende. Non è che gli facevano tanti medicini e tutti quanti lì perché le parti si lamentavano. Questa signora come mi vede arrivare, io la vedo piangere. Un poverino chissà come ci avrà mai, chissà quanto dolore avrà. E mi dico, come va oggi? E ci sono contento. Quando ti ho visto arrivare, mi sono portato. Erano anni di gioia. Ma voi figurate che avevo un occhio per piangere le lacrime di gioia, ma l'altro per piangere la sua malattia e il dolore che stava superando, no? Non mi sono di loro. Allora, pensate come possiamo elevare la sofferenza di una persona con il nostro comportamento, facendola sentire ancora viva, a volte li facciamo sentire già morti. Non è così che funziona, non è così che funziona. Un giorno di vita vale quanto la vita intera. C'è gente che darebbe tutti i loro beni per un giorno. Allora noi cerchiamo di alleviare il dolore a queste persone, perché veramente cioè, abbiamo il dovere morale di farlo, oltre a tutto quanto il dovere morale. Cioè, io lo so che cosa so, perché io sono stato colpito da CFS, una delle malattie più disastrose del sistema immunitario, che fa sentire nulla. Tu non riesci più a fare nulla, non riesci. E se non fosse stato per le mie figlie, mia moglie, e il dottor Costini che mi ha venuto, non mi serve più. Perché
perché a quel tempo neanche si sapeva, solo in America si sapeva qualcosa di questa parola. Eppure si toglie la moglie di lui. Ma come sono riuscito a venire fuori? Con la forza di volontà. Quando il dottore mi disse, la mia, se ne vuole, sì. Deve essere lei, dice, bene, questa è una macchina. Se lei segue attentamente tutto quello che gli dico e riesce a farci stare quella qualità, ogni volta che viene a farmi stare, cerchi di questa qualità, lei ne esce di tutto. Io su di lei investo 300 milioni. Ho preso una macchina che costava 300 milioni. Adesso io come facevo ad andare a fare la visita e a dirgli al dottore che avevo mangiato quello che mi pareva, che non avevo fatto quello che mi diceva, la qualità se ne è andata a chissà dove. Nell'acqua ci sono fatto di volte. Credete, ci ho messo tutto il mondo. Oggi sono qua, vedo un modo di. Guardate che cosa significa la voce di. È uno che mi ha capito. Perché gli altri dicevano era famoso, non la voglio di far niente. Ho pagato 300 mila lire una visita, mi ha detto la mia, vado a casa e non si misuri più la voce. E si mi ha detto. Non è per condannare una parte, è che a volte. Dobbiamo stare attenti perché le persone sono formate anche da un parte positiva, oppure che altri, chiamiamo anche quegli altri. E se quella c'è, ha detto bene la signora prima, quando tu c'è, la malattia per il sistema immunitario tale, e ti rimetti di nuovo. Quanto che può, perché se no sto facendo. Essendo il poeta che vuole essere la fisica. Lo scrisse così tante che quando mi ha detto guarda, cercane qualche di una cosa, non sapevo neanche che c'era. Meno male che ci ho messo la data, se non sapevo neanche chi aveva scritto, era finito. Faccio un fatto così più quasi. E il tuo dubbio. Vola il pensiero mio verso il terra, come farfalla in cerca del futuro. Il netra che ti solleva il cuore, ti strappa dagli antichi. La vita è strada tosta, tortuosa. Sono tanti spiriti nella sua vita. Quando avrai il piacere di fare il tuo desiderio, breve sta la vita fatta di noi. Tu passa soprattutto come il vento, soffia la vela, sposta il bastimento. Non dire mai non ce la posso fare. Un fil di vento fa soltare il mare. Se la speranza è l'ultima a morire, lascia la vita a te, ti può servire. La mente non è nata per finire, non può tagliare, essa è il tuo punto. E questa è una vera. Gracias.